Cioè, io credo che sia una cosa straordinaria quella che è successa oggi, perché oggi non hanno giocato solo e unicamente con la rabbia di chi voleva dimostrare quello che era capace di fare. E credo che veramente questa sia una di quelle partite da ricordare. Per il contesto, capisci? Al di là del 5-2, certo, il 5-2 si ricorda sempre, ma il contesto nel quale è maturato questa vittoria, le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, che siamo trovati loro ad affrontare, ma sono incredibili. Quello che hanno fatto veramente E è ripeto, fuori da quello che ci si può aspettare in un contesto del genere. ciao Valentino, ripeto Biagio, il Ciao. discorso che è da prendere in considerazione è che la grande delusione che hanno subito questi ragazzi in settimana, perché speravano che accadesse qualcosa di grande in società, invece c'è stata questa grossa delusione. Questo avrebbe ammazzato chiunque, e invece l'hanno trasformata in voglia di rivalsa, voglia di riscatto, e dunque questa sera è venuto fuori il Foggia che, insomma, ci ha fatto davvero deliziare. Veri uomini, veri uomini. Sì. A partire dal proprio tecnico c'è poco da fare, perché Sì, il carattere di infatti. questa squadra sicuramente gli è dettato da Roberto Del Terzo. Tonio, Esattamente. volevo farti una domanda, posso? Sì, come? Senti, secondo te hai visto un Matera diverso rispetto alle altre partite, o era il solito Matera? Cioè, io adesso non voglio sminuire subito il Foggia, però voglio capire, oggi davanti il Foggia si trovava il solito Matera o era un Matera, Secondo me è un Matera diciamo. che aveva paura del Foggia, è un Matera che ha avuto paura alla vigilia già del Foggia, e dunque probabilmente non ha giocato ai suoi livelli, anche se onestamente trovatemi una squadra tra quelle che ci sono davanti, che fino ad oggi ci ha impressionato, soprattutto contro il Foggia, e dunque Matera rientra in quel novero di squadre che non sappiamo come si trovino in quella posizione. Considerando appunto Infatti. che nei confronti del Foggia hanno sempre dimostrato di essere, se non dico inferiori, quantomeno, insomma, Alla non portata. dimostrano tutti i punti che hanno davanti, insomma. No, sì, è vero. Sì. No, io comunque ho visto che, vabbè, ma a parte i singoli, Madonia, gli altri, insomma, voglio dire, hanno giocato anche bene. All'inizio hanno anche provato a contrastare un Foggia che invece ha imposto un ritmo da iniziale molto elevato. Poi siamo scesi un po', forse, come ritmo sull'1-0 e abbiamo forse un po' subito. Ciao Manuel. Però voglio dire, noi non ci siamo chiusi più di tanto. Cioè, quando noi facciamo il ritmo, a volte la squadra impone anche un ritmo più basso, proprio probabilmente per gestire le forze. Secondo me fa parte anche questo, perché poi alla fine tutti i giocatori sono arrivati a mantenere un ritmo più elevato quando gli è stato richiesto. Io, a parte, vabbè, Cavallaro, che secondo me ha avuto forse poco tempo per mettersi in mostra personalmente, diciamo così, però ho visto un Mazza che fino alla fine ha dato tutto. Cioè, io sono molto orgoglioso di alcuni giocatori veramente che erano presenti quando sono stati presenti per tutta la partita, insomma, cosa che ad esempio non ho Ma visto non nelle so se avete partite passate. notato. Sì, non so se avete notato il cambiamento che c'è stato da almeno 3 partite a questa parte, ma soprattutto domenica scorsa, l'altra partita e quella di oggi. Il recupero palla del Foggia è diventato qualcosa di strepitoso, cioè il Foggia recupera palla quando hanno la palla degli avversari nella metà campo avversaria, e questo è importantissimo, poi Sì, anche più non tenere passaggi. impaziente per più passaggi. Poi tra l'altro, ripeto, il Pressing. grande stato di forma di alcuni elementi sta contribuendo, insomma, a mettere in risalto quello che è il tipo di gioco che vuole l'esempio. Se si riuscisse addirittura, paradossalmente, a velocizzare ancora un po' il gioco, quando si fa girare palla anche in orizzontale a centrocampo, beh, davvero, ditemi come si potrebbe fermare il corso, insomma. Io sono Vincenzo, estasiato. che dici? Troppo Io sono bello. estasiato. Stasera è stata una grandissima dimostrazione di forza e di attaccamento ai colori rossoneri. Siamo stati, come diceva giustamente Tonio, molto bravi, soprattutto sulle seconde palle. E questo, secondo me, è sintomo di una discreta qualità fisica notevole. Insomma, stiamo crescendo fisicamente. È E vero. poi volevo farvi una domanda, ma secondo voi su Benjivenga c'era il rigore?
Secondo me Beh, sì. senti, un altro arbitro l'avrebbe potuto dare tranquillamente, forse l'arbitro non se l'è sentita, perché comunque il Non contatto c'è se ne stato ed è stato sentiva. sbilanciato. Quello Sì, poteva non se pensare. l'è No, non se l'è sentito. sentita l'altro, secondo Poteva me. pensare Tra che l'altro, piacerebbe no, vedere se il no, guardaliglio l'ha segnalato. Ma può non darsi, sì. credo, perché ben ci venga, l'ha guardato il guardaline, per dire, beh, perché non l'hai segnalato, insomma. Però diciamo che nell'arco dei 90 minuti è stato un arbitraggio forse tra i migliori che abbiamo avuto, perché mi è sembrato molto, molto obiettivo l'arbitro, ha fischiato quello che c'era da fischiare, non ha lasciato giocare quando c'era da lasciare giocare, quindi è stato un arbitraggio finalmente decente. Tonio, ti volevo chiedere una cortesia, Certo. per noi che siamo leggermente lontani da Foggia. Domani sicuramente sarai fra quelli che assisteranno Alla conferenza stampa, sì. Berile, insomma, ecco, se ci tenevi aggiornato, noi abbiamo un gruppo di Certo, mitici, se ci dai proprio 3 parole. ci mancherebbe, anzi, è stata mia premura farlo, anche perché, come ha promesso domattina nella mia rassegna stampa, che avviene dalle 7:30 la mattina, dovrebbe esserci un intervento telefonico proprio di Verile che anticipa un po' quelli che sono i temi poi della conferenza stampa. Noi stamattina abbiamo sentito sia la signora Merletti, la bionda, come l'ha chiamata il nostro direttore in un servizio, e sia Verile. Insomma, qualcosa è accaduto, nel senso che i rapporti tra di loro non sono assolutamente idilliaci, cosa che invece non sembrava, anzi che sembrava essere fino a Fatto. qualche settimana fa. E adesso bisognerà capire qual è il problema che è nato, se c'era davvero una sorta di bref da parte della società milanese, che però stamattina, proprio tramite la sua, diciamo, presidentessa, no? La vicepresidente Merletti, ha continuato a dire che comunque sponsorizzerà il Foggia, quindi ci sarà una sponsorizzazione da parte di questo gruppo milanese. A questo punto io mi chiedo che cosa voglia dire questa sponsorizzazione, insomma, se ci sono state delle perplessità per quanto riguarda i libri contabili o quant'altro, però e tutto era già a loro conoscenza, loro hanno in mano tutta la documentazione del Foggia già da un mese. Tra l'altro sono stati loro a stabilire il giorno della firma, il notaio milanese, contanto di orario e di indirizzo. E dunque questo passo indietro, insomma, una motivazione ce la devono dare, ce la devono spiegare, ce la devono far capire Bisognerebbe perché. capire chi c'è dietro realmente, chi sono questi investitori che sono dietro la bionda, cioè perché poi identificare la bionda come il capro espiatorio mi sembra anche abbastanza sbagliato e forse poco No, ma professionale, perché infatti. comunque, cioè, voglio dire, noi sappiamo benissimo come funzionano queste cose, cioè sappiamo che Sì, dietro quella però Davide, fiduciaria però ci sono scusami. delle persone che non sono mai comparse. Io non voglio dare la colpa a Verile, però voglio dire, insomma, non andiamo a cercare dei colpevoli per forza in soggetti che si sono esposti. La signora sarà pure No, entrata più negli che. spogliatoi, però bisogna vedere se gli investitori si sono tirati indietro, perché se si sono tirati indietro gli investitori. Senti, uno dei motivi che abbiamo chiaramente immaginato potesse essere, aver motivato poi questo atteggiamento, è proprio il fatto che adesso in pratica non è più possibile stare nell'ombra, nel senso che almeno uno Eh degli no. imprenditori componenti della cordata avrebbe dovuto dichiararsi per un fatto di decreto della Lega, insomma. Per cui è obbligatorio adesso Appunto. cercare di capire chi ci sta dietro a una società, Esatto. la sua capacità economica e quant'altro. Può anche darsi, ripeto, che forse questa cosa ha intimidito un po', i vari investitori, anche perché Sì. poi non mi spiegherei perché si continua a dire da Milano che comunque sponsorizzeranno il Foggia. Il che significa che un apporto economico, seppure minimo, comunque continueranno a darlo. Beh, a questo punto, insomma, Però c'è non da vedere se. sufficiente, magari c'è un Domani, apporto economico, ma non indubbiamente. sufficiente. Allora, domani, visto Ti dico che che. sì, Tonio, tu Sapete. quindi domani alle 7:30 cercherai di collegarti? Di telefonare Sì, cerchi. dovremmo avere un collegamento telefonico con Verile, anche se, ripeto, non credo che poi potrà dire molto, considerando che un'ora e mezza dopo, 2 ore dopo ci sarà la Certo. conferenza stampa. Ma ci sarà una Però, diretta ecco, della sì. conferenza stampa, pensi, come Teledauna, non sai, No, non credo, però fare quel chiaramente poi il servizio. servizio andrà in onda sicuramente nel telegiornale, ma può anche darsi che se vengano fuori elementi importanti da poter
analizzare, si possa fare uno specialino in serata, insomma, una trasmissione magari condotta in studio da noi, da me, Attilio, il direttore e qualche collega della stampa. Beh, ragazzi, allora Però questo va domani mattina chiaramente. vi collegate alle 7:30, che io mi alzo un po' prima, vi mando lo streaming, così seguiamo la rassegna stampa di Tonio. No, penso che Tonio la posterà sulla sua pagina Facebook Eh sì, ma così lo sicuramente. sentiamo in diretta, è diverso. In diretta, va Beh, in bene. diretta alle 7:30. Un sacrificio per il Già mi sono fondatore. svegliato. Valentino 7:30 Manuel, dimmi, Tonio. Salute, salute. No, stavo dicendo che alle 7:30 per chi è all'estero credo che siano ancora le 6:30, però vai. Sì, esatto, sì. Me? Sì. Eh sì, No, Manuel, tu hai questo. cambiato l'ora, c'è l'ora legale o no? Sì, ho cambiato anche qui da noi, ho cambiato tutto a posto. Oh, l'avete visto tutte e 5 i gol in Germania, sì? No, io mi sono perso il primo, purtroppo, e Vabbè, mi sono tanto perso il... ne ho fatti anche 4 bastavano, anche 3. Sì, no, ma io sono abbastanza Hanno contento. Sono esagerato. stato io. Non... La cosa, il discorso è questo. Io, vabbè, non provo nel primo gol perché non l'ho visto. Inizialmente ho scritto durante la chat che c'è sempre questo pessimo vizio che comunque facciamo il gol e poi comunque ci chiudiamo. Ci chiudiamo. Poi, naturalmente, il Matera ha alzato un po' il baricentro e ce ne ha fatti altre due. Sono contento della vittoria, però insomma vorrei ogni tanto evitare che dopo il primo gol appunto ci chiudiamo, perché poi subisci, che poi spesso e volentieri subiamo un pareggio o anche una sconfitta. Però vabbè, oggi naturalmente ci è andata bene, non si parlava di questo. La mia testa è attualmente da circa 24 ore a questa parte alla batosta, al colpo psicologico che io ho preso, perché comunque ci sono rimasto un po' male. Avrei tante cose, penso come anche gli altri miei amici, da dire, perché non è bello quello che è successo, non è bello giocare con i sentimenti altrui, ed è quello che invece ieri è comunque accaduto. Valentino, allora, No, io sono innanzitutto facciamo un po' di naturalmente. pubblicità a Valentino, mi raccomando, tutti a vedere La Scelta, il film con Raoul Bova e Ambrangiolini, girato in Puglia, anche un pochettino nelle campagne di Ascoli Satriano, Vero. visto che c'era scritto e diretto da Michele Placido, giusto? Placido, sì. Esatto. E potrete notare tutti, Valentino Gianni ha curato il suono in presa diretta. Infatti si sente benissimo, già dal trailer si può Speriamo. notare. Quindi mi raccomando, tutti a guardarlo, perché è uscito anche a Foggia, sta alla multisala. Vabbè, questo può valere al massimo per Tonio e per me, che voi lo vedrete nelle vostre sale. In Germania non so quando arriverà, Manu. Io in È Germania difficile. aspetto veramente, io aspetto il doppiaggio in tedesco in Germania, naturalmente. Quello Quello sì. fa il suono in presa diretta, vai a vedere, cioè, scusa, quello una cosa ha fatto, il suono in presa diretta, quando, o fai col doppiaggio e lo fai con la gente, secondo me. Siccome Valentino è un professionista, penso che si Ma lo occuperanno anche di cancellano, senti, a quello. me quello è un suono in presa diretta, se fai col suo doppiaggio lo cancellano, non ci scrivono proprio il nome, capito? Mettono Forza Foggia al posto di Valentino. A proposito di audio e di presa diretta quant'altro, Valentino, appena capiti a Foggia, faccio infatti un salto da noi in televisione. Abbiamo problemi di volume, che c'è gente che si lamenta che il volume è basso e quando cambia canale poi si spaccano gli altoparlanti dei televisori. Vabbè, Tonio, oh, quello è un esperto. Occhio, occhio che poi vi costringe a mettere una maglia del Foggia, però, eh. Ah, sì, lui viene sempre con la maglia del fuoco. Se la tirano lui e Christian, è vero, Christian? Ma nei film dove lavora Valentino, diciamo, Valentino cerca sempre di imporre, tra virgolette, allo staff e al regista la comparsa dei colori sociali del Foggia. Quindi, Ma Valentino, tu quando questa riesce. l'avete girata a Bisceglie? Sì, la gran parte si è girata a Bisceglie. Bisceglie. E tu Sì. che hai fatto a Bisceglie? No, lì non ho potuto niente, dipende anche dalla storia. Spesso questa storia purtroppo non si prestava tanto, quindi non sono riuscito a infilarci Gagliardetto. Eh sì, ma hai preso Scusa, in io giro ora quei farò una poveracci di domanda. Bisceglie per il fatto che stanno ancora in Ah, Liga. quelli sì, vabbè. Perché poi quelli Io ora chiaramente farò una io domanda, spesso se andavo era in giro con la possibile, maglia. dopo. Ah, va bene. Io avevo fatto Una un domanda se paragone fosse. in chat, poi, che Cristiano trova ardito. L'avevo No, fatto no. per... No, non è ardito. L'avevo fatto quando eravamo ancora all'inizio, l'1-0. Ho detto, guardate che questa partita può essere per il Foggia, per la società, per Verile, per tutti quanti noi, quello che è stato
il Tour de France del 1948 vinto da Bartali. Perché, come tutti sapete, chi non c'era, e non c'era forse nessuno di noi, diciamo chi non l'ha letto, Bartali si dice che abbia salvato l'Italia dalla guerra civile, perché nel momento in cui c'è l'attentato a Togliatti erano pronti i fucili che erano lì da 3 anni perché la guerra era appena finita. Erano pronti per tirare fuori i fucili, e Bartali invece unisce l'Italia con questa vittoria incredibile al Tour de France. E in effetti è finita così. Adesso, se questi continuano a vincere, anche la questione societaria potrebbe avere una piega diversa, perché magari c'è una fiducia diversa, perché magari qualcuno che non sia il gruppo che si è proposto adesso potrebbe anche farsi avanti e magari sostenere, magari non come avevano millantato i milanesi, ma sostenere in maniera credibile il Foggia, almeno per il prossimo anno. Può essere? Viaggio, nelle ultime ore, a proposito di questo, si sta lavorando per un vecchio progetto, no? Il famoso progetto Grande Foggia che Miccoli aveva lanciato un anno fa più o meno. Cioè si sta cercando di coagulare almeno 10 imprenditori che rilevino il 10% delle quote. Rimarrebbe in pratica l'aspetto foggianità e quindi ci sarebbe questa nuova gestione, diciamo così, che potrebbe comunque essere interessante. Ecco, se proprio diciamo da scartare l'ipotesi milanese, insomma. Però hai ragione tu, questo potrebbe essere un grosso incentivo, questo così magari come la vittoria contro la Casertana di domenica prossima, di venerdì prossimo, anzi, che potrebbero spingere anche chi magari ha fatto un passo indietro o chi magari ha sollevato qualche dubbio e invece ad agire diversamente. Hai ragione, potrebbe essere questa una grossa leva sotto questo aspetto. Anche perché poi le qualità da un punto di vista psicologico questa squadra sembra averle. La partita di oggi lo dimostra, e lo dimostra la partita di oggi dopo il 2-1 del Matera. È lì che si vede una Infatti. squadra che ha carattere. Perché il gol ti può uscire e puoi anche andare in vantaggio nel primo tempo. Noi vincevamo 2-0 a Cosenza e abbiamo dimostrato di essere fragili in quella circostanza. Nel corso del campionato questa squadra è cresciuta e oggi nel secondo tempo a Matera ha fatto la partita perfetta. Non solo, Biagio, se andiamo un po' indietro nelle partite, diciamo, disastrose di questo campionato, non c'è stata una partita in cui il Foggia non ha reagito anche sotto i 2 gol. Lo stesso è successo a Melfi, è successo in altri campi. Però è migliorato sotto questo aspetto, al di là diciamo, della maturità acquisita partita per partita. È migliorata perché alcuni elementi hanno cominciato a giocare meglio di come hanno giocato in quelle partite. I singoli in questo caso poi hanno fatto la differenza. Perché tu hai rischiato di recuperare il risultato di Melfi, bombardando la porta del Melfi negli ultimi 10 minuti, 12 minuti, hai rischiato di raddrizzare il risultato anche nelle altre partite che hai perso. Quindi c'era già questa sorta di reazione psicologica, no? La squadra ce l'ha. Poi chiaramente quando gira tutto bene per quanto riguarda l'aspetto fisico, dei singoli, la cosa ti riesce come ti è riuscita oggi, anche in maniera abbastanza facile, se vogliamo. Sono cresciuti tutti, che dite? No, Cioè, per Mazza me non è quello dell'inizio, era Sarno una già da partita parecchio non è incredibile. quello dell'inizio. Che dite? Che dici, Valentino? Tu hai Sono, parlato meno di io tutti. sono impressionato da Sarno in particolare perché è veramente una cassaforte con la palla. Cioè non, ogni volta che prende palla lui c'è un grappolo di avversari lì che gli girano intorno, ma la palla c'è sempre lui, poi non è incredibile Sarno. Ma pure Mazza adesso è entrato in condizione anche psicologica, è devastante pure lui. Insomma, adesso cominciamo a fare sul serio pure noi. Tra Vincenzo, l'altro, tu che hai veramente visto, loro. Frank? No, finisci E Valentino. No, volevo dire, loro hanno trovato questi 2 gol su 2 bolidi estemporanei, e quello veramente ti poteva tagliare le gambe in una situazione del genere. Eppure abbiamo fatto il torello il secondo tempo. Non hanno visto proprio la palla i giocatori del Matera. Su tutti i risultati, dall'1-0 al 2-1 per loro, poi insomma, loro non sono riusciti nemmeno dopo il nostro 3-2 a reagire, non hanno proprio giocato, cioè, non, sono stati resi, li abbiamo annientati, non sono Allora, esistiti in Mazza, campo. Mazza l'ho citato io anche prima. Vincenzo, tu chi altri hai visto crescere? Ma io ho visto crescere tutta la squadra, anche, cioè, proprio dal punto di vista, come dicevo prima, fisico. Corriamo più di prima
e soprattutto ho visto leggermente appannato Minotti ancora, che non riesce ancora a ingranare il vero Minotti che abbiamo visto almeno nelle prime partite. Poi anche il cambio che ha fatto il mister con Cavallaro, insomma, il Foggia cambiando il modulo, cioè, ha comunque macinato il gioco, ha dato opportunità a tutti di tirare in porta. E poi noi abbiamo l'unica possibilità, quella di riuscire a fermare il mister con noi. Cioè, noi dobbiamo avere questa forza di riuscire a far firmare il mister, perché secondo me il mister è la forza di questa squadra. Ma soprattutto Ma io ci volevo solo fare una sarebbe successo, domanda, secondo il mio cioè. modesto punto di vista. Di Manu, di. No, io voglio dire che soprattutto è successo anche una cosa interessante, la capacità comunque di questo uomo prima e allenatore poi di scindere i problemi che ci sono, la squadra è una cosa, la società è un'altra, e soprattutto in questo momento, in queste ore, dove quello che è successo ieri avrebbe potuto avere delle forti ripercussioni sul rendimento del Foggia, invece oggi non è avvenuto. Cioè, il lavoro mentale che quest'uomo, De Zerbi, è in grado di fare, lo sta facendo in modo appunto egregio. E questo io sono molto molto contento, veramente, perché Vero. oggi, come hai detto tu, c'è stata la prova di personalità, e questo lavoro deve andare ancora avanti, e dobbiamo andare avanti, perché così deve essere. Il Foggia deve dare schiaffi morali, a persone che comunque hanno un po' giocato con noi, hanno giocato con la possibilità di poterci, che ci hanno parlato di questo grande futuro che ci sarebbe stato, queste belle, cioè come se magari la gente non sapesse che i foggiani hanno smesso di chiedere a Babbo Natale da parecchi anni ormai, da parecchio tempo. E quindi noi, il Foggia oggi ha dato la squadra del Foggia, chiedo scusa, la squadra del Foggia ha dato la più bella risposta che poteva dare. Che ti chiedevi, Valentino? Volevi fare una Ah, domanda? io volevo chiedere a Tonio una domanda, volevo fare una domanda a Tonio. Volevo capire, la permanenza di De Zerbi è in qualche modo legata a uno sviluppo societario, nel senso, cioè, se Verile decide in un modo, ci sono più probabilità, oppure è tutto nell'ipotetico ancora? Perché No, De questo Zerbi ha battibecco già che c'è stato, detto. non so. Sì, un battibecco che tra l'altro va chiarito perché Verile, insomma, è rimasto un po', come dire, stupito dalle dichiarazioni di De Zerbi, perché non le ritiene giuste, nel senso che non è vero che lui non si è fatto vedere, ha seguito le partite, però tutto questo ha poco a che vedere con la permanenza di De Zerbi. De Zerbi in tempi non sospetti, quando quindi non c'era nessuna come dire, ipotesi fantasiosa di un grande Foggia, ha confermato che vuole rimanere qui perché è qui che deve crescere anche lui insieme alla squadra. E prima di fare il grande passo, perché chiaramente l'ambizione ce l'hanno tutti, soprattutto chi inizia da poco questa attività, questo mestiere, questo allenatore. Però è evidente che mi sembra una persona così saggia, nonostante la giovane età, tra virgolette, considerando l'età media degli allenatori, che è una persona con il sale in zucca, insomma, non farà mai un passo azzardato. Eviterà quello che è successo a tanti altri, no? Che si sono illusi di poter diventare immediatamente grandi allenatori. Quindi la sua permanenza rimane nel momento in cui gli confermano i suoi punti fermi, che ha già fatto intendere di chi si tratta, il direttore sportivo di Bari, insomma lo staff che attualmente lui gestisce. Questa è una delle prerogative per le quali De Zerbi sicuramente rimarrebbe a posto. Diversamente, no, diversamente si rimarrebbe via, perché lui Questo è ritiene che comprensibile. la sua, certo, lui ritiene che il suo successo quest'anno è dovuto a chi ci sta intorno. E anche questo è un motivo di, come dire, per il quale va rispettata come persona, oltre che come allenatore. È evidente che nel momento in cui gli si propone un progetto interessante, sicuramente non può essere che un incentivo a restare qui, se ce ne fosse ancora bisogno, insomma. Cristian. Infatti la cosa interessante domani sarebbe capire poi le prospettive più che le cause della rottura, appunto se poi possiamo permetterci De Zerbi l'anno prossimo con tutti i rinnovi, in sostanza è questo poi la cosa più importante da capire domani. Beh, considerando che comunque diciamo che il monte stipendi del Foggia non è impossibile per una squadra di questa caratura, è evidente che chiunque subentri in società o se si conferma la stessa società
rimane, come dire, il grosso vantaggio di avere a disposizione già un gruppo vincente. In realtà poi il sacrificio economico per dare a questa squadra quello che magari gli è mancato quest'anno non sarebbe eccessivo. Ecco perché dico che questa squadra non solo è appetibile, ma merita davvero una grande società, soprattutto dal punto di vista della serietà. Perché al di là, ecco, poi della valenza economica, conta molto anche il rapporto che si è instaurato tra l'allenatore, la città, i calciatori, e dunque rompere questo giocatore sarebbe da folli. Io credo che Infatti. qualsiasi imprenditore che abbia avuto soltanto, magari abbia pensato soltanto un attimo di partecipare a questo progetto, beh, dovrebbe esserne più che convinto, non dovrebbe avere altre, non chiedere altre motivazioni. È difficile trovare una squadra, non dico una società, ma una squadra che abbia le caratteristiche del Foggia, le potenzialità che ha il Foggia. È difficile trovarla in questo momento, perché qui già così com'è è una base incredibile per fare il campionato prossimo. Tra l'altro molti giocatori sono già sotto contratto, quindi nemmeno a Certo, dire. sì, non è una squadra di tutti prestati o cose del genere, quindi voglio dire, i rinnovi si fanno solamente per quelli in scadenza, anche se con in scadenza Vabbè. hanno un loro peso. Però io volevo chiedere a Christian, Sì. secondo te come ci arriviamo a questi playoff? Con quante, cioè, a questo punto, siccome poi noi tifosi siamo così, no? Noi in pratica pareggiamo e mettiamo la scritta De Zerbi vattene, vinciamo 5 a 2 e a No, questo punto parliamoci chiaro, noi dobbiamo capire chi ci conviene incontrare ai playoff, chi vorresti incontrare ai playoff? no, no. Allora, i playoff sono io, almeno per come li vedo io, sono una grande lotteria. È ovvio che tu oggi insieme a me hai visto questa sera un Foggia schiaccia Sassi, come lo sta definendo già qualcuno sui Sì. social network. Tiziano l'ha Quindi, chiamato già così. se siamo in grado di reagire e di imporre il nostro gioco a squadre che lottano per i playoff, vuol dire che noi ci siamo. Esserci è già una grande vittoria. L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunto abbondantemente. Non ci crediamo alle prese in giro perché abbiamo visto un Foggia capace di poter completamente capovolgere le partite, i risultati. Affrontare le squadre favorite con il giusto agonismo e andare a vincere in campi dove non avremmo mai scommesso, ma neanche il migliore scommettitore forse avrebbe mai scommesso su alcune di quelle, delle partite che abbiamo vinto. Abbiamo avuto dei cali sicuramente, perché forse questa è una squadra che reagisce quando deve reagire e purtroppo quando invece. Non se la sente, purtroppo non ce la fa ancora, perché non per una questione tattica di De Zerbi, io non nessuno ha mai detto che De Zerbi deve andare via. Tu dicevi prima quali sono stati i giocatori per voi che vi hanno che sono in crescita. Vabbè, Mazza l'abbiamo detto, ma io voglio dire Micale, cioè Micale quante partite titolare ha fatto quest'anno? Cioè, a parte i due gol che erano secondo me imparabili che ha subito, ma Micale ha fatto un'ottima prestazione oggi. Cioè, voglio dire, abbiamo anche un secondo portiere Valido, degno, certo. insomma, da non sottovalutare, valido. Anche Agnelli il primo tempo. Io Agnelli il primo tempo non mi sembrava lui per come giocava, cioè su tutte le palle, col sangue agli occhi. Cioè, voglio dire, stiamo giocando. Abbiamo i giocatori sicuramente che possono affrontare le squadre serie di questo girone. E questo è il girone per eccellenza della Lega Pro. Perché lo sappiamo, ci sono le campane, ci sono varie difficoltà. Nessuno ci avrebbe mai scommesso una lira, ripeto. A me sta piacendo tantissimo come stiamo imponendo il gioco. Non sono tanto convinto degli aspetti societari, ma io aspetto fino all'ultimo perché purtroppo non mi abituo mai a seguire queste vicende. Però mi piace più parlare del calcio giocato. Io sono, cioè, la squadra oggi ci ha fatto un grandissimo regalo. È Ci vero. sta evitando di parlare della società, cioè, adesso voglio dire, io spero tanto di non poterne parlare ancora per un bel po', perché voglio dire, quando vedi il Foggia giocare in quel modo, ma di che parliamo? Cioè, siamo veramente, cioè, ma, voglio dire, forse non ci sono imprenditori a Foggia, ma se io fossi fuori mi innamorerei dopo una partita del genere di questi colori, perché cioè, quattro ragazzi sconosciuti. Hanno imposto un gioco a Matera che
che era in lotta per i playoff. Abbiamo cancellato il sogno playoff a Matera noi questa sera, ragazzi. Cioè, abbiamo Ma fatto questo. infatti uno degli, A diciamo, domicilio, tra l'altro. uno dei meriti di questa partita è stato quello di aver evitato una spirale pazzesca. Cioè, tu dopo una batosta come la notizia di ieri e l'altro ieri, praticamente, delle ultime 48 ore, ti andavi a Matera e facevi una partita svogliata. E perdevi non 4-0, 5-0, ma perdevi un 2-0 in una partita in cui non avevi fatto neanche un tiro in porta. E qui si sfasciava il giocattolo veramente, perché non avevi più il motivo, lo stimolo per andare avanti. Il problema non è andare ai playoff, che l'unico che ci ha sempre creduto è stato Valentino. Quindi, se andiamo ai playoff, Valentino è l'unico che può dire: ma io l'ho detto pure quando perdevamo. Lui è l'unico, abbiamo le prove, le registrazioni, abbiamo tutti i social dove che lasciano tracce e tutto il Perché resto. siamo i più bravi, forse non siamo i più forti, però siamo Valentino, sicuramente i più Valentino bravi. è chiaramente di parte, lui si è sempre espresso così, però effettivamente la partita di oggi ci mette al riparo dal rischio immediato che nel momento peggiore, quello proprio della delusione, perché la verità è che noi non è che stavamo facendo entrare in società qualcuno, c'era un progetto bellissimo dietro. E chiaramente quindi la delusione è forte, perché non si tratta banalmente del socio in più che entrava, ma perché ci aspettavamo che poi da qui nascesse un progetto molto più ambizioso di quello di cercare di raggiungere i playoff quest'anno Biagio, rispetto a posso dirti una quel. cosa? Che Sì, Tonio, questa è dimmi. una cosa che ho appreso stamattina. Stamattina c'è stata una conferenza stampa in comune perché da domani partono i voli che collegheranno Foggia a Medjugorje in pratica. Sì. Quindi si torna a volare con la Zaccheria. Ci sono questi Allo aerei che finalmente. Zaccheria si Ah, lo torna Zaccheria, magari. è un lapsus. E magari, È un magari, buon titolo, magari. è un buon titolo. Bravo, bravo. Si torna a volare allo Zaccheria. Dai, questo No, te lo ma è concediamo. giusto, è Può essere un azzeccato. lapsus. Brava, brava, questo lo puoi. L'ha azzeccato il lapsus, E fantastico. dicevo, in pratica, ho avuto modo di parlare con il capogabinetto del sindaco, che è Angelo Mascello, che tra l'altro è stato uno dei fautori, no, della Sì. rinascita del Foggia di 2 anni fa, che mi diceva, anche lui perplesso su questo atteggiamento da parte di Milano, perché mi ha confermato che loro hanno chiesto ed ottenuto dal comune l'autorizzazione a iniziare i lavori per la gradinata. Hanno addirittura ritirato il progetto che il comune aveva fatto fare ai suoi architetti e ingegneri. Per cui anche lui si ritiene perplesso per questo stop, per questa marcia indietro, che secondo lui comunque non è definitiva. E questa può essere, come dire, uno spiraglio magari affinché le cose nelle prossime ore possano cambiare, anche se io ritengo insomma chiusa quella trattativa. Beh, è difficile. Se arriviamo al punto che la società, diciamo, ti arriva da qualcuno una proposta irrevocabile, tu accetti questa proposta, cioè tu dici sì a questa proposta, e dall'altra parte fissano un appuntamento e poi salta in quella fase, cioè diventa difficile. Cioè, adesso avrebbero paura che anche davanti al notaio, con la firma messa, dice: ma questo è veramente un notaio? Cioè, avrebbero paura di tutto, perché poi il rapporto di fiducia in una società comunque deve rimanere. Cioè, ammesso e non concesso che si chiude nuovamente, si recuperano, si mettono insieme i cocci e si chiude, ma poi chi rimane nella società? Perché più o meno l'accordo vecchio era che doveva rimanere una sorta di garante, che era proprio Verile, con una quota di minoranza, e la quota di maggioranza, che era questi soggetti che si facevano rappresentare solo da un punto di vista formale dalla fiduciaria. Biagio, Però ma adesso. tu mi insegni che nel momento in cui io acquisisco il 65% delle quote, sono comunque il titolare della squadra e decido io cosa Certo. fare. Qui le partecipazioni poi contano molto, ma molto relativamente, come abbiamo già visto tra Sì. l'altro con la vecchia gestione, no? Anche col 51% sarebbe stato sufficiente. Quindi Lo so, infatti. 65, 65 era solo perché diciamo, era un modo per ridurre al massimo le Però altre io presenze.
Scusami, Piaggio, io faccio una domanda a te, che forse tu sei più esperto di queste cose, ma nel momento in cui si investe una fiduciaria per fare certe attività e si investe un'azienda di analisi economica, La Deloitte. la Deloitte, insomma, che Sì. non è l'ultima arrivata. Vuol dire che c'è realmente un interesse, perché comunque una percentuale di soldi queste aziende lo richiedono anche in anticipo probabilmente per fare il loro lavoro. Quindi questi sono persone che hanno buttato dei soldi, cioè io non credo al castello, in aria, cioè io credo che si sia inclinato qualcosa, perché, altrimenti Ma non si è non sarebbe. inclinato, Christian, secondo me il discorso è questo. Se si analizzano un pochettino i fatti, su una cosa hai ragione. Innanzitutto, queste attività sono le più costose che ci sono in giro. Cioè, il più costoso dei servizi bancari è quello di farti rappresentare in una società fiduciaria. Non c'è niente di più costoso. Qualunque altro servizio costa meno. Quindi è un servizio che costa. È un servizio che costa, che viene adottato. Come dice Tonio, diciamo, mi sono andato un pochettino a vedere le norme della Lega. Non da adesso, c'è già da tempo una norma che dice che quando ci sono società di capitali, quindi potrebbe essere anche un SPA, perché tu nell'SPA, se addirittura arrivi a quotarla, non hai, perdi un po' il controllo della proprietà, non sai in che mani sono, potresti avere una perdita di controllo col sistema delle scatole cinesi. Tu però mi devi, devi rendere possibile, mi devi comunicare quelli che sono gli effettivi proprietari, quelli che ne hanno il controllo, che hanno una percentuale più alta Certo. del 25%, perché quella è la percentuale per cui, per una serie di norme, compresa quella sull'antiriciclaggio, se hai il controllo di una società. Bene. Detto questo, che cosa succede? Che la Lega comunque sarebbe venuta a conoscenza se voleva, perché la norma non dice che sei obbligato, ma che la Lega può richiedere. Se la Lega avesse voluto sapere chi erano i soci, chi aveva più del 25% della controllante, che era la fiduciaria, quindi chi era che aveva messo più soldi, la Lega l'avrebbe potuto sapere. Quindi, questo aspetto secondo me era superato. Sarà successo qualcosa, poi ce lo dirà domani, immagino, il presidente, che avrà tutta la voglia di dire certe cose. Sarà successo qualcosa nella controparte, perché ormai da questa parte era rimasto un solo socio, cioè Verile doveva litigare con se stesso, le quote ce le aveva tutte lui, con chi si doveva mettere d'accordo? Cioè Foggia, una volta tanto, ha fatto, i foggiani hanno fatto quello che dovevano fare. E si è presentato uno che dice: guardate, io ho i soldi, voi ce l'avete? No, non abbiamo gli stessi soldi a disposizione che potete avere voi. Benissimo, allora io vengo e voglio la maggioranza. Uno alla volta sono usciti tutti. Alla fine, nell'arco di pochi giorni, da un venerdì a un mercoledì, credo, di un paio di settimane fa, anche i Locampo hanno detto: benissimo, queste sono le nostre quote, valore nominale, quindi un nulla. Verile aveva tutte le quote in mano, il 98% mi pare. Quindi non esiste che si sia messo a litigare con qualcun altro. No, non c'è la riserva mentale. È dall'altra parte che non si sono comportati bene, o che sarà venuto fuori qualche problema, per cui alla fine, un attimo prima di scendere in campo, con le squadre già pronte, tu hai detto: non gioco più. È quella la cosa, diciamo, che ha dato più fastidio. Non è, non, Quindi non, questi soldi sono stati buttati, se non. Allora, quello che possono aver perso è la commissione data alla fiduciaria, Alla fiduciaria. e sicuramente avranno la Deloitte, i soldi se li prende. Cioè, io ti ho fatto una due diligence, che cosa ci vuole uscire da una due diligence di una società che 3 anni fa non esisteva? Debiti zero 3 anni fa, che ha presentato due bilanci, due perché. Perché quello prima non c'era, è ripartito dalla D. I bilanci sono quello del primo campionato e del secondo. Questo, qui non c'è il bilancio ancora di quest'anno. Quindi di che stiamo parlando? Abbiamo fatto la due diligence di niente. Non ci Lo so, sono. aspettiamo di vedere questa documentazione. Questo ci consola relativamente. Il fatto è che in questo momento ci ritroviamo con anche col fatto che queste cose portano via tempo.
Non è facile, non è che vai lì e ti metti Inducono. d'accordo. Non hai venduto la macchina a me, vabbè, fa niente. Mi metto d'accordo con un altro, magari domani Valentino si compra la macchina. Questa non è una macchina, è una società del genere. Se tu trovi qualche altro socio o trovi uno che ha una disponibilità di capitali e vorrà avere le stesse garanzie, e a questo punto chi vende ha molta più paura di prima, perché lo capite che uno che è arrivato a un punto da chiudere l'operazione e si trova quello che si tira indietro, come si può fidare del prossimo che arriva? La paura è Appunto, questa. rovinano una piazza, cioè E beh rovinano una sì, piazza. perché noi poi adesso ce la prendiamo fra di noi, ma tutti i soggetti, da Pelusi a Locampo, a Verile, tutti quelli che si sono avvicendati, i foggiani che si sono avvicendati in questi 3 anni, ma secondo me che cosa gli vogliamo rimproverare a questa gente? Che cosa hanno fatto? Cioè hanno cercato di... No, Pelusi era anche presente oggi allo stadio, quindi io su alcuni personaggi cioè, non ho niente da dire. Però, niente, io vorrei capire questo discorso De Zerbi Verile, se come dice Tonio, in realtà, sono solo incomprensioni. Comunque io mi aspetto che un presidente, un rappresentante di una società sia a stretto contatto con lo staff tecnico, perché la squadra non deve assolutamente subire nulla, anche domande imbarazzanti in conferenza stampa al mister, insomma, non deve sapere il mister cosa rispondere, deve sempre sapere di cosa sta parlando, ma inoltre deve far, a parte la vicinanza proprio fisica alla squadra, cioè, non dico che deve fare il Berlusconi della situazione, però insomma, voglio dire, un approccio un po' più comunicativo verso la squadra e lo staff tecnico, io me lo sarei aspettato da un presidente. Però queste Cristian, sono mie opinioni personali, io ho Cristian, visioni. se la Merletti 2 giorni fa Scusami, firmava, Biagio. la No, situazione è la Biagio, stessa. scusami Dimmi. un attimo. Io credo che l'atteggiamento di Verile sia stato coerente, perché nel momento in cui proprio la signora Merletti, no? È andata negli spogliatoi, ha promesso premi, ha fatto toccare la luna con un dito, insomma, ai calciatori. Mi sembra anche giusto, probabilmente, che il Verile, non dico che si mettesse da parte, ma quantomeno, insomma, come dire, facilitasse, no, questa iniezione di entusiasmo che la Merletti aveva portato. Quindi può anche darsi che la sua sia stata una discrezione, io non voglio difendere nessuno, però, insomma. Considerate che questa signora è arrivata ed è stata nominata vicepresidente, ha annunciato subito, dopo il primo incontro, che avrebbero ricostruito immediatamente la gradinata, poi Sì, chiaramente si è no, avvicinata ai questo... calciatori, promettendo, ripeto, da quello che ci risulta, premi e insomma tante di quelle cose belle per un calciatore. È evidente che probabilmente a quel punto, da socio di minoranza, come dici tu giustamente, Verile abbia fatto il suo ruolo. Lasciando spazio Tonio, in io ho una pratica alla paura, copertina. Tonio, io te lo dico perché tu Sì. rappresenti un po', io ti seguo sempre. Da fuori, noi che non viviamo a Foggia, abbiamo forse un po' l'impressione che i giornalisti a Foggia siano un po', non ti dico, non voglio usare i termini, quindi starò attento, non condizionati, però comunque seguono un po', diciamo, tutti lo stesso canale, ecco, diciamo così. Io vorrei che a questa conferenza stampa vengano fatte delle domande a Verile e non ti dico che venga messo in soggezione, ma che venga spinto a dire realmente le cose come stanno. Perché comunque, voglio dire, se questa conferenza stampa deve essere soltanto un modo per poter far ritornare in luce Verile, che non esce sicuramente pulito e comunque non esce tranquillo da questa situazione. Io sinceramente non sono per niente interessato a questo, io sono interessato a capire veramente le cose. Cioè, ci sono stati 3 comunicati, Miccoli diceva una cosa, Verile diceva un'altra, De Zerbi diceva un'altra cosa ancora più diversa in conferenza stampa. Questo non è normale, questo a noi che viviamo fuori, che siamo lontani, che ci andiamo a vedere a cercare il trafiletto sul Corriere piccolo di 5 righe del Foggia, non è normale, questo non è normale. Quindi... c'è bisogno che qualcuno, e io spero che tu lo possa fare per noi, anche ti possa fare portavoce dal mio pensiero, non so se gli altri la pensano come me, possa spingere a cercare di ottenere da queste persone o anche dalle persone future
un senso di correttezza nel rispetto della tifoseria foggiana, perché non siamo più, dopo 20 anni di purgatorio, in grado di sopportare più queste cose. Cioè, voglio dire, a me il fregato di piccoli, cioè, mi rimbomba ancora nelle orecchie, voglio dire, ma oggi chi ha davvero fregato qualcuno a Foggia è stata la squadra che ha imposto un gioco e ha vinto, cioè sul campo che abbiamo fregato il Matera oggi. Non c'è nessun altro che si deve fregare quando si gioca a calcio. Vogliamo chiarezza, cioè un po' di chiarezza. Io penso che anche se puoi sollecitare i tuoi colleghi giornalisti a fare delle domande un po' più anche sgradevoli, forse, non proprio la domanda che si aspettano, ecco. Cioè, io vorrei un po' più di giornalismo, non ti dico di inchiesta, ma insomma, per cercare di tirare fuori veramente i problemi. Quali sono i reali problemi? Perché poi sì. Possiamo anche stare a discutere ore e ore sulle percentuali e quant'altro, però se questa persona o chi per lui ha ritenuto e ritiene di fare una conferenza stampa e mostrare le carte, evidentemente qualcosa c'è. Insomma, io non vorrei mai arrivare a un punto tale da andare a fare una conferenza stampa e a dimostrare che io sono innocente. Cioè, nessuno vuole fare il processo a Verile, però Verile deve mostrare correttezza, nel senso che deve dire le cose chiare, cioè in questa società manca la comunicazione. Io sento questo, forse perché, e questo non è buono neanche per voi giornalisti e verso la categoria, perché sembra quasi che qualsiasi cosa dicono passi tranquillamente. Invece non deve essere così. Bisogna pretendere forse qualcosa un po' più da serie B, anche giornalisticamente, per poter poi affrontare anche in campo le altre squadre e vincere questi playoff. Non so se mi sono spiegato. Sì, perfettamente. Io adesso ti dico una cosa che ho cercato di fare, proprio perché a me piace intanto ascoltare sempre tutte e due le campane e poi magari trarne le proprie convinzioni. Io ho proposto un incontro davanti alle telecamere a Milano, quando volevano loro, tra i nuovi acquirenti e il Verile. Ti dico che la disponibilità di Verile è stata immediata, addirittura. Ti aggiungo un particolare, ho detto, mi pago anche la trasferta, pago la trasferta a tutta la troupe di Teledauna. Però dice, questa cosa, se riesci a fare questa cosa, hai fatto una grande cosa. Dall'altra parte non c'è stata questa disponibilità, devo dirti francamente. Per cui io sono d'accordo con te, e non voglio assolutamente parlare degli altri colleghi, ma io sono abituato di solito, ecco, a evitare l'ovvio. Tanto per farti un esempio. Nella trasmissione del venerdì che abbiamo noi con la Di Massimo, no? Contropiede, io pretendo sempre preso dall'inizio un'intervista Ce l'ho visto. personalizzata, non perché voglia ergermi a un livello più alto degli altri, ma non esiste la conferenza stampa. Io non posso, cioè, se io ho una domanda specifica da fare al calciatore o all'allenatore, non devo starmi a sentire le domande solite che comunque si fanno perché. Ti ripresenta che c'è una bella differenza tra il giornalismo televisivo e quello scritto, no? Chi Sì, scrive sì. sulla Gazzetta dello Sport deve comunque riempire un certo numero di colonne, per cui può spaziare le domande. A me interessa la domanda secca che presuppone una risposta secca. E non è detto che sia Secca. una domanda che va praticamente generalizzata così con tutti gli altri. Questo per farti capire, non tutti sono disponibili a questo tipo di discorso. De Zerbi, per esempio, è un esempio eccezionale di allenatore, che comunque qualsiasi cosa gli chieda è sempre pronto a risponderti, anche se magari qualche volta si tratta di domande imbarazzanti o che possono anche dar fastidio. Io non mi sono mai nascosto, le ho fatte a Zeman, le ho fatte a tanti altri allenatori, anche piuttosto puntigliosi, nel senso che c'era gente, insomma, con la puzza sotto il naso, perché comunque evitava addirittura di essere intervistato a questa maniera. Però ti posso garantire che, insomma, come dire, proprio per essere precisi, quando noi dobbiamo trasmettere un messaggio a chi ci ascolta, io pretendo la massima precisione anche da parte dell'interlocutore. Quando si fanno i giri di parole, a me non piace, insomma, perché sono interviste, quelle che hanno già una risposta scontata, quelle domande a me non interessano. Ma c'è stato, secondo voi, la faccio a tutti questa domanda, c'è stato un evidente problema di capacità di comunicare da parte della società sin dall'inizio o no? Cioè, questa Allora, società ha dato l'impressione a volte di aver recuperato il gap da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche organizzativo, però sulla comunicazione la società
qualche problema l'ha avuto, cioè non hanno parlato con voce univoca, si sono contraddetti. Io non parlo mica soltanto degli ultimi tempi, cioè è stata una costante di questi anni, di questi 3 anni. Cioè il punto debole di questa società, una costante anche cambiando i soggetti, perché non abbiamo gli stessi soggetti adesso o fino a pochi giorni fa che avevamo all'inizio. Sì, magari qualcuno come Locampo e Pelusi, però con percentuali diverse. Però i soggetti si sono avvicendati, sono apparsi altri, se ne sono andati. Ma la costante era che sulla comunicazione questa società qualche pecca l'ha dimostrata. E magari alla fine sono stati anche degli autogol. È come una squadra che fa un bellissimo gioco in attacco e a centrocampo, e poi c'è la difesa scarsa e si becca un po' troppi gol, magari anche inutili. Questo limite l'avete colto nella società o è solo una mia impressione? Che Ah, rispondi? ti rispondo subito dicendo che comunque questa è stata una costante, come dicevi tu, nel momento stesso in cui è nato il nuovo Foggia, diciamo così, soprattutto quando si è allargata la base societaria, non è che non ci sia stata comunicazione, è che c'erano tre comunicazioni diverse, a volte contrastanti. E questo è stato un difetto anche piuttosto grave, perché secondo me molte incomprensioni sono nate proprio da questo tipo di atteggiamento. E non parliamo, ripeto, come dicevi tu, degli ultimi, insomma, arrivati. Parliamo di chi ha fatto nascere questo Foggia, perché nel momento stesso in cui dopo Pelusi sono entrati via via gli altri soci, beh, c'è stata questa diversità di informazione, ognuno diceva la sua, ognuno tra l'altro non conosceva quello che aveva detto l'altro, per cui tutte queste lacune si sono verificate, insomma, si è rischiato anche il ridicolo in alcune situazioni. Non so se ricorderete la famosa mail partita per sbaglio, tra virgolette, che poi invece ha fatto il giro delle relazioni. Accounting. Sono casi emblematici che ti fanno capire quello che c'era, insomma, a questo livello all'interno della società, cosa che, insomma, adesso sarebbe ridotta a due voci soltanto. Però vedi, già ci sono queste discrasie, già c'è questa con una sorta di differente comunicazione tra quello che arriva da Milano e quello che parte da Foggia, per cui giustamente occorrerebbe fare un po' di chiarezza su Sì. questo. Poi che Basta ne prendere una pensa? sigaretta, per me. Un'altra. Vai tranquillo, vai, non c'è problema, vai tranquillo. Vincenzo, tu che dici? Che dici sul discorso Ma io della comunicazione? Questa società, perché poi era stato toccato all'inizio proprio da Cristian, no? Cristian ha detto chiaramente, cioè l'appello ad essere chiari, ad essere trasparenti da questo punto di vista. No, ma poi anche un'altra cosa che non mi va giù, mo io stasera le butto tutte perché ho sofferto tanto in questi 2 giorni, mi devo sfogare. Scusa, Ah sì, Vincenzo, ti tolgo un minuto. abbiamo vinto anche Ma 5-2, vai tranquillo. abbiamo vinto su SportTube come miglior voti sui social, che abbiamo la migliore maglia cioè la maglia non è in vendita, la maglia non è in vendita, Biagio, ma il Appoggio merchandising, storico. ce cioè, la voglio dire. Cioè, ma Facciamo abbiamo vinto la migliore così. maglia votata sui social network, e la maglia non è in vendita. Cioè, è una cosa incredibile. Sì, Cioè, è un limite io forte. stasera sono pericoloso. Sto Ma zitto. no, però, ma senti, io credo che noi sicuramente riconosciamo i meriti, perché poi saremmo degli ingrati verso queste persone. Però No, siamo anche in certo. grado di riconoscere il fatto che qualche ingenuità difensiva c'è stata, va? Qualche autogol c'è stato e ci ha fatto perdere un po' di Qualche equilibrio. Gigliotti. Però Gigliotti però poi quando segna, quando si adopera per la squadra, quando riesce a non farsi espellere, insomma, poi ci fa piacere averlo, no? Però Ah, qualche sì. Qualche sciocchezza l'ha fatta. Ora, se l'ha fatta lui, sciocco. l'hanno fatta anche gli altri. Io vorrei che venissero evidenziate queste cose, cioè, nel senso, no, poi quando uno fa i conti così, proprio della serva, ovviamente, le cose positive e le cose negative, no? Bisogna essere anche lucidi e fare queste cose con lucidità, anche per avere, insomma, un quadro di quello che ci aspetta, un quadro se realmente possiamo ambire a certe cose, insomma. Anche perché, voglio dire, lo sappiamo, a Foggia, la squadra del Foggia è una delle poche cose che è rimasta ancora. Quindi cerchiamo di non rovinarcela questa cosa, cioè, cominciamo a essere obiettivi, cominciamo a dire veramente cos'è andato male, ma non per essere critici o pessimisti o tirapiedi o chissà che cos'altro, ma per migliorarci, cioè per essere critici e migliorarci, io dico solo questo.
Adesso però è il caso di voltare pagina, o no? Beh, Adesso sì, possiamo, speriamo di sì. anche perché è più facile ragionare con la tranquillità di una partita vinta benissimo fuori casa contro una grandissima squadra quale il Matera. Perché dimostra che poi alla fine il calcio non è una, diciamo, non è una scienza esatta, quindi non è, magari vincevamo uguale se firmavano, però ci può stare che se avessero firmato a Milano magari non avevi la stessa rabbia in corpo che hai dimostrato, a Matera. Cioè, ci può stare, cioè sui nervi non puoi Ma ragionare, è infatti, vero? Che dici, Valentino? paradossalmente, dal punto di vista sportivo può essere anche meglio questa situazione, tipo come è successo un po' al Bari l'anno scorso, no? Che nei momenti di difficoltà quelli hanno cominciato a vincere tutte le partite e un altro po' andavano in Serie A, pur essendo falliti. Il Bisceglie 2 anni fa, ve lo ricordate, in Serie D? No, vabbè. Eh no, il Però è anche Bisceglie vero che quando piove. no, aveva avuto un lungo periodo in cui quelli vincevano gratis, non li Sì. pagavano. Eppure poi avevi Sì. rabbia, Perciò dico, io li ho facevi visti quando li vedevamo esultare quando siamo ripassati in vantaggio noi 3-2, li vedevi che sono andati tutti in campo, certo. c'era cioè una rabbia Mi pare che agonistica, sono andati tutti da De Zerbi. ma sono Però è andati anche tutti da tutte vero, le parti. Valentino, è anche vero che stiamo giocando bene nelle ultime partite, come diceva anche Tonio all'inizio, e quindi adesso finalmente riusciamo a concludere. Quando una squadra gioca bene e riesce a Sì. concludere, è giusto pure che festeggi, come, cioè, voglio dire, la carica agonistica era dovuta pure al No, fatto però che sanno e li vedevo hanno coscienza che ubriachi, stanno no? Quindi giocando sta bene, cosa. però non riuscivano Ma a non Valentino fa segnare. l'esempio della No. prevalenza in certi casi dell'aspetto psicologico. Un esempio che Però avevamo. allora non posso Facciamoci un farcela esempio. diversa. Senti, Cristian, No, facciamoci un forse esempio voglio dire contro, no, che è non posso quello del aspettare. Savoia. Vi ricordate quando siamo andati a Torre Annunziata? Quella era una situazione peggio della nostra. In una settimana in cui cioè, non sapevo manco se andavano, non so se si fossero allenati, c'era di tutto. C'erano quattro gatti allo stadio. Quelli hanno battuto il Foggia. Questo Foggia hanno battuto, non era un altro, era questo qui. Sì. Comunque, Quindi, ragazzi, le se vi può, motivazioni sono tutte. se vi può consolare, stavo guardando la prossima giornata in pratica e contemporaneamente la classifica. Praticamente domenica, sabato, domenica, venerdì, quando si giocherà, ci saranno il Lecce farà visita a un Melfi che ha vinto 3-0 ieri, no? Sì. E il Matera farà visita a un Martina. No, noi giochiamo con la Casertana. Ah, Noi sì, giochiamo con la parli Casertana, sì. del No, è il bene Melfi. con la Casertana. Sì, il Melfi ha ragione. E dunque, praticamente, se dovessimo battere la Casertana e Lecce e Matera dovessero quantomeno, insomma, non vincere, noi ci troveremmo davvero in una situazione che, Sì. insomma, fino a qualche ora fa sembrava davvero impossibile. Impensabile, sì. E stavo guardando questa classifica che mi piace molto, insomma, nonostante, ecco, un po' di solito rammarico per quello che abbiamo perso strada facendo. Però, Siamo a 3 punti dal dico, Lecce e insomma, 3 dal Matera. aveva ragione, esatto. Aveva ragione De Zerbi quando diceva che basta fare un filotto di 3 partite, siamo nel mio. Sì, noi abbiamo la capacità di complicarci tremendamente le cose col Foggia, Sì, ma però. giochiamo contro la Casertana, non giochiamo né contro i Melfi né contro il Savoia, Sì. è di buon auspicio questa cosa. Sì, questo è vero, perché poi contro le squadre più grandi giochiamo, anche contro la Juve Stabia, tutto sommato poteva andarci sicuramente meglio. E spesso dimentichiamo che cosa è successo in Serie D, quando noi, è vero che siamo stati ripescati, ma noi dai playoff eravamo lontanissimi, la squadra era lontanissima dai playoff. E poi ha fatto quel fine campionato la squadra di Padalino, veramente incredibile. Quindi non lo so, c'è. Oltretutto il campionato non finisce con Lecce, dopo ci sono altre 3 partite, sono comunque 9 punti, quindi non è. Ma quelle sono difficili perché le Nel squadre sono senso, deboli. anche. Quelle sono difficili. Vabbè, però. Sono le partite più difficili, Quelle sono difficili, ma vero? sono le squadre che stanno dietro, quelle sono un grosso problema per noi. È una cosa strana, però è così. Comunque, Io ho Mitici, fiducia da nei playoff. stasera, Mitici, Di. da questa sera stavo verificando anche i gironi A e il girone B. Siamo una squadra che ha fatto più gol in assoluto rispetto a tutti e 3 i gironi. Ah, Può questo essere. invece. È un dato E non confortante. abbiamo preso tanti gol poi, eh?
È Piacerebbe vero, avere una statistica 32, anche delle 33. traverse. Sì. Mi piacerebbe avere una statistica delle traverse dei pali. Sì. Su quelli saremmo primi, quasi quanto ai pareggi conseguiti. Vincenzo, Manuel, noi abbiamo, vi abbiamo, No. abbiamo debordato nei quattro. Voi avete parlato di Io, meno. anzi, scusate, vi saluto che devo sistemare le cose, sennò domani non riesco a organizzarmi. Buon lavoro, Valentino, buon riposo, mi Io raccomando. trovo la conferenza Ciao Valentino. alle 7:30, Domani alle così 7 e comunque mezza, accendi. Esatto. 7:10, metti la sveglia. Prima ti vai a vedere la fotografia che fa Tonio la mattina mentre va al Buona mattina. lavoro e poi ti puoi seguire la sua conferenza Seguo stampa, il servizio. puntuali, puntuali, alle 7, 7:30. Grazie Ciao, a tutti. buonanotte. Ciao, ci Ciao, sentiamo ciao. domani. Ciao Valentino. Ciao, Buonanotte Valentino. Ciao. Auguri Valentino, Ciao auguri. Valentino. Allora, Grazie. Vincenzo e Manu, voi vi aspettavate di stasera di stare qua a parlare in questa maniera, di queste cose? Dai. 3 ore fa, prima che iniziasse la partita, vi aspettavate di poter commentare anche in maniera più rilassata? Invece di stare qui a parlare del De Profundis, di andare con gli spray a scrivere sui muri qualche cosa strana? Dai, dai, parliamoci chiaro. 3 ore fa, ma chi, ma voi vi dicevano 5 a 2, finisce 5 a 2, No, non ci avrei finisce. mai creduto, non ci avrei mai Vero? creduto. È vero, finisce 5 a 2 così. Che dici, Però, no, Vincenzo? no, io dico che comunque mi sarei aspettato una partita simile, non con questo risultato, ma con l'impegno massimo della squadra, perché in conferenza stampa ho sentito un De Zerbi parecchio motivato e anche arrabbiato. Quindi sicuramente aveva caricato i suoi a puntino. Quindi la partita era, cioè, me l'aspettavo in questa maniera, non con questo risultato roboante, ma insomma, De Zerbi, insomma, il fatto suo lo sa. E per quanto riguarda la conferenza stampa di domani, io spero solo che Verile, quindi mi riferisco a quello che diceva Christian prima. Non faccio una conferenza per, diciamo, uscirne pulito. Ecco, mi dispiacerebbe. Cioè, giustamente deve dirci il tutto quello che, diciamo, si può dire, ecco, nelle conferenze. Quindi voglio dire, bisogna che anche noi capiamo cosa è realmente accaduto. Quindi, insomma, ecco, volevo dire questo. Trasparenza, trasparenza. Trasparenza, La glasnost. esattamente. Manu, Glasnost. tu? Io, come ho detto prima, questa è la vittoria del Foggia, ma soprattutto la vittoria appunto della personalità, perché appunto, come avete già detto voi, che avete comunque detto tutto, il 5-0 è un 5-2, scusate, è un risultato più che ottimale, perché comunque stava a significare la capacità di aver lasciato, se così si può dire, i problemi fuori dallo stadio di Matera e concentrarsi su quello attuale, cioè praticamente quello di vincere la partita. E ripeto, questo è grazie anche al grande lavoro fatto da Mister De Zerbi. Io domani mattina mi aspetto che ci siano delle domande precise, senza troppi, ecco, diciamo, senza e soprattutto capire perché veramente, cioè se comunque come tu hai spiegato bene, Biagio, cioè da parte della città foggiano non c'è stato fatto niente che possa, insomma, si è fatto tutto in un modo tutto corretto, bisogna capire, ci devono spiegare cos'è che veramente non è andato, cioè sostanzialmente mettere tutto alla luce del sole. Questo a me interesserebbe, come penso a tanti altri sapere, perché inizialmente si è parlato, non possiamo, perché non ci dimentichiamo com'era prima, non possiamo parlare, non possiamo più tanto esporci, non possiamo dire. Adesso è il caso che anche alla luce di quello che è successo, che comunque è stata una figura non proprio esaltante, diciamo, siano i più chiari possibili e soprattutto anche, insomma, le domande vengano fatte sul serio, pertinenti. Riprendendo anche il discorso di Cristian, che non si faccia insomma tanti giri di parole, si vada subito al dunque. Perché la questione società non è andata avanti. Va bene, dai. A questo punto non possiamo fare altro che aspettare, Tonio. Domani in conferenza tu ci sarai, tu potrai fare domande. Gli umori li hai sentiti? Hai sentito gli umori in una serata bella? Bella, perché poi sono le cose belle del calcio quando tu Ah, c'hai sì, certo. una situazione disastrata e viene fuori la grande prestazione.
anche se la squadra questo livello di prestazione l'ha mantenuto finora. Qualche volta si può dire che mancò la fortuna, non il valore. Quindi voglio dire, non sempre abbiamo raccolto ultimamente quello che abbiamo seminato come squadra. Però farlo oggi in questo contesto ci ha reso tutti più tranquilli. Tu hai sentito un pochettino i nostri amici da fuori come vedono la cosa? Magari ti abbiamo ispirato qualche domanda per domani. Sì, beh, indubbiamente, ripeto, non occorre fare chiarezza davvero, perché non bisogna trovare né i colpevoli né gli eventuali responsabili, ma bisogna capire in effetti qual è stato, se c'è, il vero problema. Perché E poi oltre al di là del da questo processo, vedere anche il dipende anche, futuro, eh sì, soprattutto perché dicevo, da questo chiaro. dipende anche il futuro. Perché se ci sono problemi dovuti alla società attuale, è giusto che vengano fuori, perché se qualcuno si deve avvicinare, deve avere la consapevolezza di avvicinarsi a un ambiente quantomeno cristallino, che diversamente allontaniamo ancora di più già gli sparuti imprenditori che decidono Eventuali. tutto sommato di investire una parolaccia in queste categorie. Insomma, non si tratta di investire, si tratta di elargire soltanto denaro, far finta insomma di aver fatto un po' di beneficenza tutto sommato. E quindi se si vuole fare un discorso davvero in prospettiva per cercare di dare, come dicevo all'inizio, appena mi sono collegato, di dare una grande società a una grande squadra e a un grande allenatore, beh, è giusto che sia tutto molto chiaro e limpido. Ce lo meritiamo tutti poi. Penso che questo sia vero, eh? Ambiente, Anche tifosi. perché, vorrei vivere finalmente un'estate tranquilla sotto l'ombrellone e non Chiaro. essere attaccato al telefono o fare gli appostamenti notturni per cercare di capire che succede, insomma. Esatto, lo vogliamo un po' tutti questo. Ci Anche perché, piacerebbe. insomma, signori, sono stati anche 3 anni meravigliosi. Questi 3 che abbiamo fatto, Serie D, Serie D, Serie C2, Serie C, cioè sono anni comunque belli. Che devono andare e che comunque devono seguire una positività. Cioè, noi in 3 anni abbiamo fatto delle cose meravigliose. E non male che adesso il tifoso è sulla scia che vuole sempre di più, come è giusto che sia. Ma anche alla luce di quello che sta facendo il Foggia, che ci sta sorprendendo. Penso che sia una reazione più che naturale, credo. Certo. Sì, indubbiamente, indubbiamente. Va bene, amici. Domani Tonio si deve. Fra un po' Tonio va in televisione. Perché non ci manca tantissimo, quindi non possiamo approfittare di più di lui. E abbiamo sviscerato Io tutto. ci sono in diretta, eh. Tu ci sei in diretta? Ti fai tutta la notte in attesa che Sì. riaccendano lo schermo a Teledauna? Sì, praticamente sì. Va bene, d'accordo. Va bene. Allora domani ascoltiamo Tonio, poi vedremo. Sarà una giornata importante. Speriamo che prosegua sulla scia di questa serata. Ciao ragazzi, saluto tutti. Grazie Massimo, Grazie a Gino. tutti. Ciao Cristian, Grazie ciao a Tonio per tutti e a voi. l'intervento. Ciao.